Amici di Trebimeteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Ormai è già da qualche giorno che ve lo stiamo preannunciando, e cioè torna sul Mediterraneo e sull'Italia, anzi su gran parte dell'Europa, una zona di alta pressione particolarmente solida, resisterà per diversi giorni e soprattutto richiamerà sul nostro continente una massa d'aria molto calda che investirà in particolare il Mediterraneo centro-occidentale, prendendo la Spagna, la Francia e l'Italia. Quindi ci attendono temperature bollenti. Vediamo anche con i nostri consueti schemi la situazione a livello europeo con quest'alta pressione che ormai si sta consolidando sul Mediterraneo centrale, si estende anche a buona parte del continente. In effetti non si vedono grandi precipitazioni sull'Europa. Lo capiamo anche dalla nuvolosità prevista sul nostro continente che nei settori centrali rimane quasi del tutto assente. Ci si può affidare solo a qualche locale temporale di calore che si forma a ridosso delle zone montuose. E in effetti il dettaglio delle precipitazioni sull'Italia ci mostra che nelle ore pomeridiane qualche breve acquazzone in montagna salta anche fuori, però davvero sono fenomeni sporadici di breve durata, i classici temporali estivi che non risolvono tra l'altro una situazione siccitosa. In molte zone del nostro paese siamo in regime di assoluta siccità, avremo bisogno d'acqua, ma per il momento grandi perturbazioni non passeranno. Chiudiamo con le temperature, perché questo sarà sicuramente l'argomento principale dei prossimi giorni. Questo è uno schema delle massime previste per martedì, con le regioni settentrionali, in particolare la pianura padana, le zone interne dell'Italia centrale, specie versante tirrenico della Sardegna e anche la zona tra la Puglia e la Basilicata, che già registreranno temperature con valori oltre i 30 gradi all'ombra, quindi figuratevi al sole. Però vi anticipo, il momento peggiore sarà verso il prossimo fine settimana e l'inizio della prossima, lì valori che potrebbero toccare i 36-38 gradi all'ombra e quindi sulla nostra pelle al sole ne sentiremo anche 40. Con questo è tutto, teniamo duro, ci sarà da sudare. Per aggiornamenti vi aspetto su trebimeteo.com.